Ciao! Quando suoniamo un brano con altri musicisti è talvolta necessario mettersi d'accordo sulla tonalità. Un esempio è Autumn Leaves, che noi troviamo in Do minore sul Real Book, ma normalmente lo si suona in Sol minore. Lo stesso avviene se dobbiamo accompagnare una cantante, naturalmente dovremo adattare la tonalità alla sua estensione. O quando vogliamo esercitarci su un nuovo brano, è spesso consigliato suonare un brano in diverse tonalità, non restare ancorati ad una tonalità. Serve quindi un metodo pratico che consenta di cambiare tonalità con facilità. Per prima cosa partiamo dagli accordi a quattro voci costruiti sulla scala maggiore. Ad ogni accordo corrisponde un numero romano che sarà maiuscolo se si tratta di un accordo maggiore e minuscolo se si tratta di un accordo minore. Quindi al primo grado noi abbiamo l'accordo maggiore, in tonalità di Do sarà Do maggiore. Secondo grado è un accordo minore, quindi abbiamo l'accordo minore settima. Terzo grado è un accordo minore, minore settima naturalmente, quindi Mi. Quarto grado maggiore, Fa. Quinto grado dominante. Sesto grado è minore. E settimo grado è semidiminuito, quindi l'accordo minore settima con la quinta bemolle. Ora, se noi vogliamo trasportare questi accordi in un'altra tonalità, ad esempio nella tonalità di Fa maggiore, abbiamo il primo grado che è Fa maggiore, secondo grado è minore, quindi sarà Sol minore, il terzo grado è minore, quindi avremo La minore, il quarto grado è maggiore, Si bemolle maggiore, perché siamo in tonalità di Fa naturalmente, il quinto grado è dominante, Do settima, il sesto grado è minore e il settimo grado è semidiminuito, minore settima con la quinta bemolle. La progressione primo, sesto, secondo, quinto è una delle più utilizzate. Tantissimi brani sono stati composti utilizzando questa progressione. In Do maggiore, primo, sesto, secondo, quinto sarà quindi Do, primo grado, sesto è La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, naturalmente, no? Quindi minore. Secondo, Re minore. E quinto è sul settima. Quindi primo, sesto, secondo, quinto. Se io voglio trasportare questa progressione in un'altra tonalità, facilissimo. Fa maggiore, primo grado. Sesto, Re minore. Sol, secondo grado, e quinto, Do settima, quindi primo, sesto, secondo, quinto, Fa, Re, Sol, Do. In questo caso trasportare gli accordi diatonicamente non presenta grandi difficoltà, ma come fare con accordi che non fanno parte della tonalità? Prendiamo ad esempio Take the A Train. Il brano in Do maggiore, ma come secondo accordo abbiamo un Re settima, che naturalmente non fa parte della tonalità di Do maggiore. In questo caso noi lo chiameremo secondo settimo, dove secondo sta per il grado e settimo sta per il tipo di accordo, cioè ci ricorda che è un accordo di dominante. Quindi primo, secondo, settimo. Abbiamo quindi secondo, quinto. Abbiamo quindi il turnaround, terzo, Mi minore, sesto, settimo, secondo, quinto e primo. E così abbiamo completato la prima A. Nella seconda A abbiamo una modulazione in Fa maggiore. Allora in questo caso abbiamo Sol, Do, Fa. Allora in questo caso utilizziamo l'armonia funzionale, cioè pensiamo alla funzione. Il Sol è il secondo, il Do settima e il quinto del quarto grado, che è il Fa maggiore.
quarto grado perché nella tonalità di Do maggiore il Fa si trova costruito sul quarto grado, quindi secondo, quinto, primo. Talvolta però possiamo avere voglia di fare una sostituzione. Alla settima io inserisco un Mi bemolle settima. Allora in questo caso il Mi bemolle settima lo consideriamo terzo bemolle settimo. Quindi se io voglio scendere cromaticamente dal Mi al Do, penserò Mi, terzo grado, Mi bemolle, settimo, terzo bemolle settimo, Re minore settimo sarà il secondo, Re bemolle settimo è il secondo bemolle settimo e quindi primo grado. Quando si parla di tonalità minore bisogna invece riferirsi alla scala minore. Prendiamo come esempio la scala di Sol minore naturale che corrisponde al modo eolio. La prima cosa da ricordarsi è che noi abbiamo il terzo grado, il sesto e il settimo grado che sono minori e che i semitoni li troviamo tra il secondo, terzo grado, quinto e sesto grado. Ora andiamo a costruire gli accordi sulla scala di Sol minore naturale. Abbiamo sul primo grado l'accordo minore, secondo grado l'accordo semidiminuito, in questo caso la minore settima con la quinta bemolle, terzo grado e maggiore, si bemolle, quarto grado e minore, quinto grado e minore, sesto grado e maggiore e settimo grado l'accordo di settima. Quindi noi dobbiamo ricordarci che il terzo, sesto e settimo grado sono maggiori, che il secondo grado è semidiminuito e che tutti gli altri sono accordi minori. Se applico il sistema numerico ad Autumn Leaves in Sol minore avrò quindi quarto, settimo, terzo, sesto, secondo, quinto, settimo, perché nella tonalità minore il quinto grado è minore, in questo caso quindi quinto, settimo, primo, primo settimo che mi riporta al quarto, oppure posso anche dire quinto del quarto, ma io preferisco chiamarlo primo settimo. Se io voglio ora trasportare Autumn Leaves in Do minore, facciamo un esempio, avrò quindi il quarto grado che è Fa minore, avrò quindi il settimo grado, il terzo grado, sesto, secondo, quinto, primo, primo settimo, quindi Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re semidiminuito, Sol settima e Do. Naturalmente questo è uno dei modi che abbiamo per trasportare gli accordi, ne esistono anche degli altri, ma l'importante è averne almeno uno che ci consenta quindi di trasportare, di cambiare tonalità con facilità. È un esercizio che più facciamo e più diventa facile e oltretutto ci consente anche di comprendere meglio la struttura dei brani. Infatti è uno degli esercizi più consigliati per chi vuole imparare ad improvvisare, quello di trasportare in diverse tonalità. Quindi impariamo a farlo in tutti i brani che conosciamo. Se ti è piaciuto questo video, clicca su mi piace e iscriviti al mio canale. Se vuoi approfondire l'improvvisazione jazz, ho creato un corso passo per passo di livello intermedio. Se vuoi saperne di più, visita il mio sito pierpaolomanca.com.